c'è una prospettiva oltre la protesta? Ancora siamo in una fase, diciamo, iniziale di sensibilizzazione e basta. Penso che siamo ancora in una fase iniziale, cioè è molto bello che almeno nella testa di tantissimi ragazzi oggi risuona la parola ambiente, clima, mentre prima forse non esisteva del tutto. Io credo che sia importante questa mobilitazione, ma è un inizio anche per approfondire, per prendere coscienza, per assumersi delle responsabilità, per agire in prima persona. E intanto, nei confronti della politica, questi sono numeri. Il movimento non deve aderire a dei modelli, alla costruzione di un modello alternativo? Oh, certo. Deve aderire assolutamente, perché il modello alternativo deve essere sviluppato, non c'è ancora, ci sono delle timide proposte. Però dal punto di vista dei singoli ragazzi vedo che c'è gente che va a visitare, che ne so, gli ecovillaggi, altri che fanno i woofer in aziende in permacultura, c'è però una parte di una minoranza. È una minoranza e poi c'è un'assoluta necessità di avere una visione sistemica ampia, cioè il problema ecologico è estremamente complesso, non si risolve se ci si focalizza solo su un dettaglio. Questa potrebbe anche essere uno stimolo a fare molta più cultura, dalla scuola ovviamente ai mezzi di informazione, al fine di dare alle persone il senso di questa enorme sfida e complessità.